Oggi invece parliamo della riduzione dell'aliquota IVA sulla cessione dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid. Alcuni nostri associati ci avevano chiamato nei giorni scorsi chiedendo appunto chiarimenti in merito. Perché? Perché in effetti sempre il decreto rilancio ha introdotto un'esenzione IVA temporanea, almeno sino al 31 dicembre 2020, riguardanti tutta una serie di articoli che sono indicati nell'articolo 124 del decreto legge 34, per cui chi volesse può anche andare a vedere l'elenco, ma in particolare mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, FFP3, articolo di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie e tanti altri prodotti. In genere tutti i prodotti che servono per garantire la sicurezza e combattere il virus. La cessione di questi beni non sarà soggetta a IVA in esenzione articolo 10, e questo che non comporta neanche il pro rata, ossia la perdita dell'eventuale detrazione dell'IVA degli acquisti, e questo è un fatto positivo. Contemporaneamente riteniamo utile ricordare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. È vero che non è ancora uscito il decreto attuativo, entro 60 giorni dalla data in cui verrà approvato definitivamente, però le aziende devono sapere che tutte quelle spese per la sanificazione degli ambienti, l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti, l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza, quelle cose che ormai sono abbastanza di uso comune, ma che dobbiamo sempre ricordarci. Ecco, in sostituzione della normativa del decreto Cura Italia, ovvero del decreto liquidità, il decreto 34 del Rilancio Italia introduce un credito d'imposta pari al 60%, per cui preparate tutta la documentazione, poi naturalmente venite presso l'associazione dove troverete ulteriori informazioni anche più precise, anche più pratiche, ma comunque potete sapere che avete questa agevolazione. Grazie, buongiorno.